Diamo un senso a questo inizio di giornata. Pronti, Chucky in campo. Attore. 4-3 prima. Azione! All the right there, amigo. What are you doing here? I did not cross the border, signor. Il momento di massimo stupore è stata la prima comunicazione che ero tra i finalisti, dopodiché anche ovviamente a quel punto ci si spera, però anche al momento della premiazione ero contento di essere arrivato già lì. Tu ti stai già avvicinando comunque con le mani alzate, quindi non è che le alzi alla fine, ce l'hai già così. Il punto di partenza prevedeva un muro nel deserto che era il titolo della sceneggiatura che ha partecipato per motivi appunto estetici, per vari motivi che abbiamo sviluppato durante il percorso di workshop con i tutor, quindi abbiamo deciso di togliere questa barriera fisica e farla restare come barriera insomma più concettuale, quindi questo posto di blocco da superare. Va bene, la giriamo allora? Giornata. Pronti, Chuck in campo! Volo. 4-3 prima. No, ma guarda lo stereo, noi non vediamo niente dello stereo. Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta mi ha colpito subito, nel senso che è stato molto interessante, un tema non quotidiano, specialmente per l'Europa, perché ovviamente stiamo facendo una cosa che... Insomma, si tratta di una sceneggiatura sulla frontiera degli Stati Uniti e del Messico. C'è un amico, signor? Lo dispari? No, sta qua, sta qua. Somos artistas. Dottore? All right there, amigo. Quando ho letto la sceneggiatura mi è piaciuto subito, cioè dovevo un po' tradurlo in inglese, il dialogo che doveva funzionare in inglese. Anche quando lui si volta indietro, anche voi guardate verso in quella direzione, c'è l'altro soldato. Sono molto contenta di fare questo personaggio mio che è una ballerina. Per me non era difficile ballare senza musica, perché la teniamo la musica sempre, sentiamo sempre la musica. Allora rimane sempre nella mente. Per il mio personaggio c'era bisogno di fare una vera ballerina e diciamo che non è che sono una ballerina professionista, però mi diverto a ballare, mi piace. Senti, io l'unica cosa è il loro ingresso che è a sinistra è un po' troppo di taglio, più a filo macchina, fallo entrare più a filo macchina, ok? Il tema era sull'alienazione dei personaggi, cioè era l'alienazione dei personaggi quando si aderisce totalmente ad un ruolo, cioè imposto da un altro, abbandonati a quel ruolo e lasciati a se stessi, insomma, si viene totalmente depersonalizzati. Così e così. Sì. Chuck, azione. Monica Rimberg. Sicuramente è stata un'esperienza assolutamente importante questa per capire la dinamica di quello che succede sul set, ma anche prima, ma anche nel casting, cioè in qualsiasi momento che pensate così, è un momento banale, cioè, vissuto poi c'è mille insidie pure di tipo emotivo, di tipo pratico, di tipo, per cui veramente è stata un'esperienza, penso, importantissima. Perfetto!